Ciao a tutti amici, Tano TV per voi. Allora, eccomi ancora qua, pronto per farvi vedere il video di oggi. Ma in più ci sarà una sorpresa. Qui in studio con me non sarò più solo, almeno per questa puntata, perché mi è venuta a trovare un'amica. Lei si chiama Angela e sarà qui con noi. Adesso vi faccio vedere il video di oggi. Domenica a tutti! Oggi ragazzi siamo pronti per festeggiare insieme lo scudetto del Milan. Cioè ormai è fatta praticamente, oggi vincono. Lezione di inglese comodamente da casa. Dopo l'esperienza in California mi sono resa purtroppo conto che devo migliorare tantissimo il mio inglese e essendo comunque molto impegnato, non avendo tempo di frequentare una scuola, ho per fortuna trovato una piattaforma che si chiama Skyeng che mi permette di seguire delle lezioni, avere un insegnante privato, fare dei mini talk di 15 minuti quando ho tempo, senza prenotazione, per poter migliorare il mio livello di inglese e quindi passare magari ad uno step successivo a poco con la costanza. Adesso vi porto nella prima lezione con Skyeng. Ecco il mio primo approccio con la piattaforma Skyeng, veramente semplice e intuitiva. Inizialmente farete un test per capire il livello e i vostri obiettivi, quindi un controllo prima del volo. Iniziamo il percorso verso il tuo obiettivo. Ce la farò a imparare l'inglese. Oh! Dopo un primo approccio con l'inglese, adesso finalmente passiamo al parlato. E ci sono veramente diverse opzioni. Vediamo. Poi, sempre con telefonino, puoi praticare speaking club, i talks. Un po' della mia prima lezione, ovviamente non vi faccio vedere tutto anche perché le lezioni sono personalizzate in base alle vostre esigenze e al vostro livello, però vi do un regalo, 50 talks, conversazioni di 15 minuti assolutamente gratuite, potete scegliere voi il vostro insegnante, ci sono le schede tecniche, ma soprattutto non hanno bisogno di prenotazione alcuna, quindi potete praticare così il vostro inglese. Inoltre nel link che vi metto qua giù avrete fino al 45% di sconto. Mi raccomando perché questa offerta dura solo questa settimana. Ragazzi, buongiorno! Sono nella nuova cucina. Rosy è fuori per degli impegni. Mi sto preparando il pranzo con la friggitrice d'aria perché ancora non abbiamo il gas, quindi. Però ve la consiglio, eh. Volevo dirvi poi, oggi sono in ufficio, da questa settimana riprendo diciamo a pieno regime dopo un po' di trasloco, Covid, eccetera. Quindi vado da Alessandro, vi lascio qualche box domande se avete delle curiosità da porgli e ci vediamo. Buongiornissimo, allora vi voglio accogliere con un sorriso perché il mio profilo vuole solo trasmettere positività, ma nonostante questo devo comunque essere franca, sono stata un po' assente, è vero, e lo sono stata proprio perché in quest'ultimo periodo non riuscivo a trasmettere la positività che voglio che appunto il mio profilo dia a voi e mi seguite. Perché? Perché sicuramente è stato e lo è un periodo molto, molto impegnativo per me. Tra il trasloco che ho fatto praticamente da sola, nonostante io abbia avuto l'aiuto sia da parte dei miei genitori che dalla parte dei genitori di Andrea, Roberta è stata fantastica, e con Andrea che stava male. Tornavo da un momento impegnativo a livello lavorativo e mi aspettava un periodo ancora più impegnativo e adesso ho accumulato una serie di tensioni emotive che mi hanno portato. Dicevo, ho accumulato una serie di tensioni emotive che non mi hanno permesso di essere molto presente qui sui social. Questo perché? Perché non volevo trasmettervi questo mio stato emotivo. Ho sempre avuto un po' paura di
raccontarvi i miei momenti difficili, le mie debolezze, perché non volevo annoiarvi, non volevo trasmettervi negatività. Ad oggi invece sono qui, sono tornata a dialogare insieme a voi, raccontandovi sia i momenti belli che i momenti più difficili, come li abbiamo tutti, proprio perché questo, voglio sia d'aiuto sia per me a vincere questa mia mania di perfezionismo che mi porta a non accettare il fallimento e spero anche per qualcuno di voi che mi sta seguendo e purtroppo ha un carattere simile al mio. Non sono qui per insegnare niente a nessuno, questo, lo dico sempre, non sono un'insegnante di vita, per niente, le storie si interrompono dopo 4 frame, però spero di essere stata chiara, spero, che voi abbiate capito le mie intenzioni nel raccontarvi così senza filtri, questo periodo un pochino difficile, di essere un po' d'aiuto per qualcuno. Detto questo, cambiamo discorso e oggi è martedì, cosa significa? Che ricominciano le riprese di Casa Chi e già da questa sera nella pagina di Chi Magazine trovate il primo appuntamento, che sarà un appuntamento diverso dal solito, quindi andate a seguirci. Appena suonato, sono curiosa di sapere di cosa si tratta, perché benefit non li aspettavo, quindi vediamo. Oh, Ciao! ma cosa fate qui? Assolutamente sì, ma di cosa si tratta? Io super È curiosa. una sorpresa super colorata che però è top secret fino a domani. Quindi solo per te in esclusiva Oddio. puoi annunciare cosa c'è Quindi all'interno. devo No, attendere. tu la puoi aprire, ma fino a domani nessuno deve sapere cosa c'è dentro. Ok, prometto. Ciao, Grazie. Rosalia. Ale, chiedono come stai? Allora. Sono arrivate tante domande come questa, eh? Sta bene, è un fiore. Al momento sì, meglio perché mi è arrivato un grande supporto, quindi oggi sto meglio degli altri giorni, ragazzi. Allora, noi stiamo girando perché Ale mi sta mostrando degli appartamenti che ha acquisito in mia assenza, quindi Giornata dura oggi, mi ragazzi. sta rimettendo a pari. E poi abbiamo un'altra novità perché pubblicheremo molti più affitti nelle prossime settimane. Quindi stay tuned, come si dice, Sacco di e carne vi al facciamo fuoco. vedere un po' di cose. Dietro questa porta c'è lo studio di Tano TV e io ci sto entrando. Ciao! Bentrovati amici miei, allora eccoci ancora qua. Abbiamo visto il video di oggi, visto quello che è successo tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ma adesso vi avevo promesso che c'era una persona. Non sarò solo oggi, ma con me c'è lei. Ciao Angela! Come stai? tutto bene, grazie. Sei emozionata di essere Sì, qua? sì, è la mia prima volta, quindi. Cosa vuoi dire al nostro pubblico che ci sta guardando? Innanzitutto mi fa piacere conoscervi e niente, sono anche contenta di stare qui. Vediamo un attimo le novità di questa, diciamo, coppia, i nuovi Sì, scoop, nuovi certo. sviluppi e i nuovi aggiornamenti. Ok, ascolta Angela, tu so che mi segui sempre perché se Sì. sei qui è perché mi hai iscritto e mi hai chiesto di poter venire in questo studio. Detto fatto, io ho fatto questa promessa e oggi sei qua con noi. Allora, stai seguendo, no? Anche tu Zengavò? Certo. Sì, e stai vedendo che coppia bellissima Sì. è. E il piccolo Kinu, naturalmente, è quello che cresce con loro e naturalmente tutto bello è. Cosa mi dici di questa coppia? Beh, si sono conosciuti chiaramente, come sappiamo tutti, al Grande Fratello. Inizialmente non è stato, insomma, tutto rose e fiori, però poi, insomma, ci hanno dato anche delle belle sorprese, cioè, devo ammetterlo, non me l'aspettavo. Esatto, perché sai, è difficile da un reality che poi nasca veramente un Certo. amore, giusto?
Infatti noi li seguiamo sempre, tutti i giorni, loro mettono dei video su Instagram che tu anche seguirai sicuramente, sì. Perché se sei qui è perché ami questa coppia. E volevo chiederti, ma tra Andrea e Rosalinda, secondo te ci sarà un matrimonio? Ma speriamo, chissà, magari si sposeranno e ci regaleranno anche, insomma, delle belle emozioni. Certo. Va bene. Possibile. Ok, io Angela ti ringrazio di essere stata con me. Spero che mi verrai ancora certo, a trovare. Sicuramente. Va bene, grazie ad Angela. Noi adesso vi salutiamo e naturalmente vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Attivare che cosa? La campanella. Esatto, per potervi iscrivere al canale e per sapere poi le novità degli ultimi video che realizzerò, e lasciate i vostri commenti sotto il video. Io e Angela vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta da Taro TV.